Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Caro TG. Guardiamo insieme quali sono le notizie principali di oggi. È arrivato nel deposito Start Romagna il primo dei 9 filobus dal Belgio per il Metromare. Siamo andati a visionarlo in anteprima. Il DPCM firmato dal Premier posticipa al 14 luglio l'apertura delle discoteche, lo sfogo di Indino, settore in ginocchio, ci sentiamo presi in giro. Dopo lo zero di ieri, in regione si registrano 4 nuovi decessi per Covid, nessuno in provincia, dove i contagi restano al minimo. Gli artisti riminesi insieme per rilanciare la cultura, rendendo omaggio al brano più celebre dedicato alla città. Oggi la presentazione. E allora, come avete sentito nei titoli, è arrivato questa mattina nel deposito di Start Romagna il primo dei 9 filobus snodati a trazione elettrica costruiti in Belgio, che servirà la linea del Metromare attualmente ferma. Entro i prossimi 2 mesi, con la frequenza di circa 1 a settimana, arriveranno anche gli altri 8 e noi in anteprima siamo andati a vederli. Dopo lunghi mesi di attesa, finalmente è arrivato in Riviera il primo mezzo full elettriche per il Metromare, l'ex Qui City. Lo vediamo qui in anteprima nel deposito di Start. Manca ancora la livrea esterna, che sarà sui colori dell'azzurro, ma per il resto il mezzo è arrivato a Rimini e già, come lo vedremo, sul tracciato del Metromare. Interni verdi, cabina dell'autista separata e una serie di dotazioni tecnologiche a bordo. Ogni mezzo è costato circa 1 milione di euro e di qui a qualche settimana arriveranno anche gli altri 8. Il primo mezzo del Metromare è arrivato, il nostro filobus full electric, qui alle mie spalle, ha 145 posti, la capienza del mezzo è 145 posti, di cui 34 a sedere, e ci sono quelle innovazioni che abbiamo sempre raccontato ma che oggi tocchiamo con mano, per cui si potrà salire portandosi al seguito la propria bicicletta, e ci sono anche, per esempio, accanto alle sedute delle postazioni di ricarica per i propri cellulari, i propri iPad. Ci saranno le telecamere a bordo, la videosorveglianza, ci saranno i messaggi vocali a bordo, ci saranno i video, sono già installati, e questo per chi usa quotidianamente i mezzi sa che sono servizi assolutamente apprezzati da tutti, ma anche e soprattutto anche da soggetti che magari hanno certe disabilità e che hanno bisogno di poter ascoltare e ricevere le informazioni in modo diverso. Confermata anche l'intenzione di riprendere a luglio le corse del Metromare, anche se non sarà possibile farlo con i mezzi nuovi. Questi mezzi devono fare tutte le loro procedure di collaudo tramite appunto anche il coinvolgimento di Ustif, che è l'organo preposto a questo tipo di collaudi. È evidente che noi abbiamo dato come enti locali, quindi come comune e come provincia, però un input molto preciso, che è quello di rifar partire il servizio almeno quest'estate, luglio, agosto e anche settembre, dato che c'è una stagione più lunga. Penso ad esempio anche al MotoGP, no? Che arriverà per 2 weekend nel nostro territorio, e abbiamo chiesto alle aziende di dirci come possono organizzarsi al meglio. Abbiamo i mezzi già usati nel servizio sperimentale, pronti all'uso, i mezzi nuovi stanno arrivando, però sappiamo che devono essere collaudati. È più verosimile quindi che magari il servizio sia fatto ancora con i mezzi che hanno circolato nei mesi scorsi, ma l'importante dal nostro punto di vista è far conoscere e ripartire questo servizio in estate. Ieri il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo DPCM relativo alle aperture della fase 3 dell'emergenza. Gli sport da contatto a livello amatoriale, come il calcetto, il basket e il beach volley, riprenderanno a partire dal 25 giugno e non dal 15, come era previsto inizialmente nella bozza. Un nuovo stop, almeno fino al 14 luglio, arriva invece per fiere, congressi e discoteche. Per queste ultime sembrava quasi certa una riapertura, seppur con molte restrizioni e solo all'aperto, dal 15 giugno. Invece il DPCM rimanda tutto al 14 di luglio. Un duro colpo per un settore già messo in ginocchio dall'emergenza. A tempo reale ne abbiamo parlato col presidente regionale del SILB, Gianni Indino. Sentiamo. Amareggiato, deluso? Sì, ecco, questi sono i primi 2 sentimenti che in qualche modo mi hanno mi hanno assalito. Questi ragazzi non avranno di che sfamare anche le famiglie, perché sono 3 mesi che non lavorano. Molti non hanno ricevuto, moltissimi non hanno ricevuto nessun tipo di ristoro economico da parte del governo. Sono in condizioni disperate, credetemi, mi emoziono anche dicendolo. So di persone che non riescono ad arrivare, chiedono dei prestiti, si vanno a vendere le fedi, e gente che impegna quello che ha per dare da mangiare ai propri figli.
cioè che questa gente non si renda conto che c'è un mondo, scusate, che in qualche modo soffre e soffre tanto, è inconcepibile, è inaccettabile. E credetemi, sono, dico furioso, ma in questo momento sono deluso, veramente deluso. Ci sono i vocalist, le ballerine, ci sono quelli che non sono assunti regolarmente da noi, ma sono dei freelance ai quali naturalmente noi facciamo una fattura di, ma non sono dei dipendenti, sono di prestazioni d'opera, ci sono i PR, ci sono i, come si chiamano, gli uomini della sicurezza, per cui è una situazione in questo momento che vede coinvolte centinaia di migliaia di persone che non hanno un sostentamento. Il paese deve ripartire in ogni sua componente, deve poter tornare a vivere, a lavorare, a produrre, a far girare l'economia. Ma non è così che si gestisce un paese. Intanto il sindaco di Riccione, Renata Tosi, lancia l'idea delle isole da ballo, ampi spazi all'aperto, delimitati, che possono essere prenotati, nei quali sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale e ballare vicino al proprio tavolo. L'obiettivo è riaprire l'intrattenimento serale e danzante già l'ultimo weekend di giugno e non oltre il 1 luglio, dice il sindaco di Riccione, che invita la regione a dare fiducia agli operatori del settore. Torniamo adesso all'emergenza Covid dal punto di vista epidemiologico. Dopo lo zero di ieri, purtroppo oggi tornano ad aumentare, seppur di poco, le vittime del coronavirus in Emilia-Romagna. Nessuna però nel Riminese, dove i contagi restano al minimo. Vediamo. Oggi purtroppo a livello regionale non si conferma lo zero di ieri al capitolo decessi, anche se i 4 di oggi sono tra i dati più bassi del post-picco. Nessun decesso in provincia di Rimini, dove oggi si registra un solo nuovo caso di contagio, una donna asintomatica in isolamento domiciliare. Con le 4 nuove guarigioni di oggi, il totale riminese sale a 1825, di cui 1779 residenti in provincia. I casi attivi restano 53. Dopo Rimini, con 20 casi, non c'è più nessun comune in doppia cifra. I nuovi casi di contagio in regione sono 33, di cui 21 persone asintomatiche individuate attraverso l'attività di screening. Le persone attualmente malate sono 1817, 183 in meno di ieri. Ancora in crescita il numero di tamponi, 8319 ieri, cui si aggiungono 1437 test sierologici. Le nuove guarigioni sono 212, per un totale di 22.015, oltre il 78% sul totale dei contagi da inizio epidemia. Le persone in isolamento a casa, con sintomi lievi o prive di sintomi, sono 1.600, l'88% del totale di quelle malate, 166 in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva restano 17, uno in meno, quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 216 in meno. Un altro passo verso la completa riqualificazione dell'area della stazione ferroviaria a Rimini. Questa mattina le ruspe hanno infatti abbattuto l'ex kebab, il locale che si trovava nei giardini lato sud. L'immobile, ormai abbandonato da tempo e molto degradato, insisteva proprio sui giardini sirotti. Lo spazio del locale sarà riqualificato come area verde. Quello che era un immobile fonte di degrado e luogo di ritrovo per persone poco raccomandabili, commenta l'assessore Sade Golvad, è stato demolito. Pochi giorni fa anche il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Marzio Pecci, aveva sollecitato l'amministrazione a rendere più sicura l'area, eliminando occasioni di ritrovo di sbandati o spacciatori. Sono decine i riminesi in ansia in questi giorni dopo la chiusura dell'ambulatorio riminese Dentix. La catena spagnola di cliniche odontoiatriche, che ha 57 strutture in tutta Italia, ha fatto richiesta in tribunale di istanza prefallimentare. L'ambulatorio di via 4 novembre a Rimini è chiuso ormai da mesi. Ieri il presidente della società, lo spagnolo, aveva cercato di tranquillizzare tutti spiegando che si sta lavorando ad un piano per riaprire e garantire gli interventi a partire dalle urgenze. Ma le rassicurazioni non convincono Federconsumatori, alla quale si sono già rivolti molti riminesi e che ha chiesto anche un incontro con la ministro Speranza. Sentiamo allora quello che ha detto questa mattina a Tempo Reale il presidente dell'associazione, Graziano Urbinati. A Rimini, come Federconsumatori, abbiamo già oltre 50 appuntamenti con i nostri consulenti legali. Abbiamo chiesto un incontro al ministro Speranza, siamo in attesa che naturalmente questo avvenga. Stiamo cercando di prendere contatti, e lo faremo in giornata, con
le finanziarie per trovare anche delle soluzioni, perché il rischio è che, come sta già accadendo, che poi chi non paga rate venga invitato a pagarle e rischia anche la segnalazione da questo punto di vista. E un po' lo schema si ripete, come avevamo già visto sul territorio, con altre situazioni, dico Dental, dico Idea Sorriso, il meccanismo sostanzialmente è quello, spesso si fanno poi dei piani finanziari per poter accedere a questi pacchetti e quindi il gioco, diciamo così, purtroppo è fatto. In alcuni casi si è riusciti a riottenere qualcosa, a bloccare i pagamenti, diciamo così, quelle cose, quei pericoli che prima ricordavo. Dall'altro, in passato noi abbiamo avuto anche situazioni dove si è rimediato in extremis. Faccio un esempio: in una situazione passata si era fatto un pullman e si erano portati i pazienti a Bolzano presso una clinica associata per poter completare i lavori. Anche i parlamentari locali o anche i sindaci delle città interessate dovrebbero comunque farsi carico delle decine di cittadini che si sono trovati e vengono a trovarsi in un momento di difficoltà, fra l'altro, di difficoltà, non siamo in una situazione normale, di difficoltà in una situazione di questo tipo. Quindi diciamo di piove sul bagnato per questi utenti e questo non va bene. Gli scavi archeologici in piazzetta San Martino a Rimini, nell'ambito del cantiere per il quarto stralcio del Museo Fellini, hanno permesso di riportare in luce i resti del complesso ecclesiale di San Martino ad Carceres. Gli scavi, condotti da 12 archeologi da gennaio a maggio, hanno individuato immediatamente al di sotto dell'asfalto e sotto la pavimentazione in ciottoli del XX secolo le fondazioni murarie della chiesa medievale dedicata a San Martino Vescovo. Emersi parte del muro di facciata e di quello perimetrale laterale e alle spalle della chiesa alcuni vani presumibilmente funzionali alle attività religiose, due fosse granarie ed un pozzo che attestano invece le fasi più recenti di utilizzo dell'area. Nel sepolcreto esterno e anche all'interno dell'edificio sono stati trovati i resti di un centinaio di sepolture riferibili ad un periodo che va dal Medioevo fino all'epoca moderna. Comune e soprintendenza, visto però il cattivo stato di conservazione, hanno deciso di ricoprire i resti individuati con l'impegno però ad elaborare un progetto di valorizzazione. Gli artisti riminesi insieme per rilanciare la cultura, un settore quanto mai colpito dall'emergenza coronavirus, rendendo omaggio al brano più celebre dedicato alla città. È stato presentato oggi al Teatro Galli il progetto e la chiamano Rimini, Artisti Uniti per la Città. Vediamo. Porto una lametta al collo, è vecchia di 100 anni. Di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. Rimini non è una città perfetta, ma è una città libera. E questa parola ha dentro un'anima forte, un'anima indomita, e questo è un teatro che è rinato, ed è rinato per essere una piazza fatta di persone, di relazioni. 36 artisti riminesi che hanno realizzato in tempi record una cover rivisitata dello storico brano Rimini di De André per un video firmato da Chico De Luigi e che hanno donato i loro brani per un doppio CD curato da Massimo Roccaforte e Aldo Maria Zangheri e prodotto da Interno 4. Nella presentazione di oggi al Teatro Galli, un collegamento con la riminese Andrea De Logu su Radio Rai e un aneddoto che il sindaco racconta col Magone. Il lavoro si è concluso il 10 giugno, 7° anniversario della scomparsa di Thomas Balsamini, anima di storici luoghi della musica riminesi. Il CD sarà in vendita dal 20 giugno a 12 euro, servirà a finanziare il palinsesto culturale estivo e chi di cultura e musica ci vive. Un CD, 36 brani di artisti uniti riminesi che si mettono insieme per raccogliere fondi, per fare delle arene nelle piazze, nelle spiagge, per vivere questo momento che la storia ci ha messo di fronte non arrendendoci, ritrovando il gusto, la voglia di stare insieme magari con quelle misure di sicurezza, con le giuste distanze. Per questo porteremo il teatro fuori dal teatro, porteremo il cinema fuori dal cinema. Gli artisti che hanno voluto dare questa loro anima alla città, lo facciamo per loro. Facciamo questo lavoro per Rimini e la sua cultura e lo facciamo per gli artisti stessi, ma anche per gli operatori, per le maestranze, per i tecnici, per i fonici, di tutti coloro che adesso non hanno lavoro, e per questo con questo progetto
vogliamo dare speranza, lavoro, arte, futuro alla nostra città. E noi siamo arrivati in conclusione, come sempre vi ricordo il nostro sito newsrimini.it per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.